Controluce approda ad Osilo, uno dei borghi medievali più antichi della Sardegna, fondato nel 1270 dai Malaspina. Un territorio vastissimo a 10 km da Sassari che, ahimè, contrariamente a quanto vissuto da altre realtà dell'Interland sassarese, vive da diversi anni un fenomeno che è soprattutto in aumento in questo periodo, è quello dello spopolamento. Il perché di questo fenomeno lo chiediamo al sindaco Nanni Manca, primo cittadino dal 2005. Credo che il problema principale di Osilo sia sempre stato, e lo è ancora, proprio il problema che hai appena citato, che è quello dello spopolamento. È un problema che va avanti da diversi decenni. Statisticamente, numericamente, significa che tutti gli anni abbiamo un saldo negativo tra nascite, morti e immigrazione di meno 40, meno 50. Questo ha significato negli anni che un comune che aveva 6.000 abitanti nel 1950 più o meno, oggi ne conta 3.500. Dicevi bene, contrariamente agli altri comuni che invece crescono e sono cresciuti evidentemente anche grazie allo sviluppo urbanistico. La chiave di lettura che noi diamo di questo fenomeno è chiara, parte dalla vicinanza a Sassari. Gli altri comuni hanno avuto la capacità di vedere Sassari come un'opportunità da questo punto di vista, hanno costruito le case, hanno dato l'opportunità a tanti sassaresi di andare a vivere nei loro paesi anche per difficoltà di mercato e costi evidentemente più alti nella città. Questo invece Osilo, ed è una mea culpa che dobbiamo fare naturalmente tutti noi amministratori, Osilo in questi ultimi 20 anni non ha saputo leggere il mercato in quest'ottica, e quindi non solo non sono arrivati i cittadini da fuori, ma a causa della mancanza di abitazioni, perché questo è il problema vero, non sono arrivati quindi i sassaresi né cittadini dal di fuori, ma sono andati via anche i cittadini osilesi. Questo è naturalmente un problema che poi ha avuto e ha ripercussioni anche nelle scelte, nelle politiche dell'amministrazione, perché è evidente che un paese che vive il fenomeno dello spopolamento significa che un paese che diventa necessariamente anziano, perché vanno via sempre i giovani, quindi va via l'entusiasmo, le forze nuove, e rimangono naturalmente gli anziani. Questo significa che tutte le politiche, anche quelle che dovrebbero incentivare i giovani e le politiche giovanili, sono limitate, perché diventa pressante e importante l'investimento che bisogna necessariamente fare per assistere e tutelare gli anziani. Osilo, dicevamo, uno dei centri più antichi della Sardegna, un centro storico ricchissimo che però va riqualificato, ed è in questa direzione che va il progetto dell'amministrazione. Sì, sicuramente. Osilo, come tutti i paesi, vanta naturalmente tra le sue peculiarità la particolarità e l'antichità del centro storico. Le ultime politiche regionali, ma anche un po' la tendenza generale anche di noi cittadini, è quella di andare a visitare i centri storici e in alcuni casi anche di andarci a vivere. Osilo ha un bellissimo centro storico, anche decisamente grande, però soffre di un abbandono dovuto allo spopolamento di cui parlavamo prima, che oggi ci porta purtroppo a censire diverse case disabitate, alcune diroccate, che naturalmente questo crea anche un disordine dal punto di vista in qualche modo anche dell'arredo urbano. Quindi l'obiettivo principale è quello di recuperare il centro storico per dare lustro al centro storico e di conseguenza anche di luce riflessa a tutto l'intero paese. Abbiamo già iniziato con alcuni progetti importanti, quello più importante su tutti è il bando Civis, che ci ha consentito appunto di iniziare un'opera di riqualificazione importante nella piazza principale del paese, interventi importanti anche nelle chiese. Ricordo a tutti che Osilo ha un patrimonio inestimabile dal punto di vista delle chiese, se ne contano circa 37 dal paese Lagro. Abbiamo iniziato a fare degli interventi importanti su 2 o 3 chiese. Il progetto Civis naturalmente ci ha consentito di fare un primo intervento, anche se importante dal punto di vista finanziario. Tanto altro rimane da fare, partendo sicuramente dal castello, che è un po' la nostra origine, come giustamente hai rimarcato tu, e abbiamo l'esigenza un po' di riqualificare tutte queste abitazioni disabitate, di riprendere un po' tutta la rete dei sottoservizi, e quindi ci sono in corso diversi progetti già presentati nei vari tavoli regionali e attendiamo per questo risposta. C'è anche un altro problema che naturalmente un po' complica la riqualificazione del centro urbano e quindi delle case che oggi si trovano in stato di totale abbandono. Nasce anche dal fatto che non essendoci ad oggi ancora la possibilità
di acquistare case nelle nuove lotizzazioni, i prezzi, quindi il mercato delle case del centro storico è effettivamente troppo alto, e quindi anche quando qualcuno volesse andare ad acquistarla per ristrutturarla si trova appunto di fronte a prezzi che sono effettivamente fuori mercato e quindi rinuncia. Oggi stanno partendo fortunatamente dopo tantissimi decenni le lotizzazioni, questo naturalmente credo che possa creare una giusta competizione a livello del mercato immobiliare che possa consentire sia lo sviluppo delle case nelle zone C, ma soprattutto anche il recupero e il ripristino delle case del centro storico. Osilo, ad economia prevalentemente agropastorale, ha fondato la sua fama soprattutto sulle produzioni locali, il formaggio, il pane e i dolci. Beh, sicuramente sì, la storia racconta in maniera precisa quello che è stato appena detto. Le nostre principali attrattive dal punto di vista gastronomico sono e rimangono il formaggio, il pane e i dolci. Per quanto riguarda il formaggio, il famoso pecorino di Osilo, c'è naturalmente poco da aggiungere perché molto è stato già detto, se non aggiungere il fatto che siamo in fase di costituzione della DOP, quindi della denominazione di origine protetta, proprio per dare maggiore concretezza a questo prodotto che tanto ci sta dando prestigio anche nei mercati internazionali. Vero è che oggi il settore agropastorale soffre ad Osilo, come in tutta la regione, di una crisi che evidentemente non è nelle possibilità di un'amministrazione comunale, e quindi a questo proposito Osilo, insieme ad altre regioni d'Italia e anche d'Europa, sta ragionando su un progetto che si chiama Pastomed, o meglio pastoralismo, che vuole cercare insieme alle istituzioni una soluzione affinché al ruolo del pastore e dell'allevatore venga riconosciuto anche economicamente il ruolo di tutore dell'ambiente. Riteniamo che questo sia sempre stato così, oggi non lo è più, oggi le campagne sono in totale stato di abbandono, quindi anche il territorio naturalmente ne trae forte svantaggio, quindi riteniamo che oggi bisogna necessariamente ritornare indietro e vedere e riconoscere, attualizzandolo ai tempi moderni, il ruolo dell'allevatore come tutore dell'ambiente. Gli altri prodotti, il formaggio, oltre al formaggio, ma il pane e i dolci, vengono prodotti nei laboratori artigianali che abbiamo qui ad Osilo, con grande naturalmente apprezzamento da parte dei consumatori. Ritengo di dover dire a me stesso, ma a voce alta in modo che mi sentano tutti, che dobbiamo ancora fare il salto di qualità, nel senso che abbiamo le produzioni, abbiamo il nome, probabilmente non siamo ancora riusciti, ovviamente per nostre difficoltà, a creare quel sistema che possa davvero farci fare il salto di qualità. Credo che non si possa vivere solo di un nome importante, credo che questi nomi importanti dei prodotti che ho appena citato debbano necessariamente creare produzioni importanti, debbano creare economia, debbano portare naturalmente risultati anche di carattere economico all'interno del paese. Produzioni locali, ma anche tradizioni popolari forti, come la realizzazione dei tappeti, ahimè a rischio di estinzione. Il Comune cosa sta facendo? Assolutamente sì, è una realtà che, come tante altre, ha sofferto della chiusura dell'isola, nel senso che il centro di produzione dei tappeti di Osilo nasceva come costola dell'isola e quindi lavorava e vendeva all'isola. Nel momento in cui poi hanno dovuto necessariamente trovarsi un loro mercato, hanno sofferto della piccola dimensione, probabilmente hanno anche sofferto di una inadeguatezza dal punto di vista imprenditoriale, quindi oggi purtroppo non ci rimane che constatare la chiusura del laboratorio. Ovviamente questo non ce lo possiamo permettere, quindi stiamo cercando di attivare attraverso dei bandi regionali, ma anche attraverso i corsi di formazione professionale, di mantenere viva la tradizione, soprattutto di tramandarla ai giovani, per far sì che davvero già da subito possiamo rivedere nel mercato i tappeti di produzione osilese. Osilo dunque è un paese prevalentemente di adulti, se non anche di vecchi, però l'amministrazione comunale continua a puntare sui giovani, sui pochi giovani che ci sono, con nuove iniziative, come ha detto il sindaco, dei corsi di formazione professionale. Ecco, c'è attenzione per queste iniziative, i giovani come rispondono? Ma assolutamente sì, intanto il dato preoccupante di un paese anziano ci porta necessariamente a valorizzare al meglio i pochi giovani che abbiamo, pochi ma buoni devo dire. È evidente che le iniziative che l'amministrazione comunale può mettere in campo le sta mettendo in campo tutte, alcune in particolare sono l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è stato accolto con grande entusiasmo, tanto per capirci, insomma, alle votazioni si è andati al ballottaggio, non era mai successo in un comune come Osilo. Altro elemento importante è la costituzione della consulta dei giovani, che riteniamo essere due o tre strumenti importanti perché questi giovani possano ritrovarsi all'interno di queste organizzazioni, perché
probabilmente da soli verrebbero presi dallo sconforto, tutti insieme con l'aiuto dell'amministrazione comunale invece possiamo trovare quelle forze e quelle risorse per mettere in moto le forze giovani, che sono quelle che ci possono dare speranze, quantomeno per poter avere più giovani, per poter accudire quantomeno gli anziani. Siamo in chiusura, abbiamo parlato con il sindaco di Usilo Nanni Manca, abbiamo parlato di questo bellissimo centro storico del borgo medievale di Malaspina che punta al rilancio di una nuova generazione di giovani che portino il paese a nuove aspirazioni future. Io per il momento ringrazio il primo cittadino, ma ripromettiamo di tornare qui ad Usilo. Arrivederci.